Rigata, 12 giugno 1891. A sua eccellenza illustrissima Vittorio Parasciano, prefetto di Montelupo. Il sottoscritto Genoard di Filippo, non ricevuta risposta, si vide costretto. Il sottoscritto per la terza volta impetra la vostra augusta parola per ottenere la concessione di una linea telefonica per uso privato. Pare ci sia qualcosa che non quadra in questa richiesta di una linea telefonica. Ci parli con tuo padre? Sì, ci parlo. Lo giuri? Lo giuro, Peppa. Quale onesto cittadino potrebbe mai volere un telefono? Un socialista. Io a quello lo vedo fottuto. Tanene, il progresso non si può fermare. Per aver cospirato ai danni dello Stato italiano la dichiaro in arresto. Mi sta dicendo? Mettetegli fermi. Tanene! Fermi! Tanene! Guerra al nemico socialista a me. Sorpresa, sorpresa. Oh, madonna, non so se andare. Ma che ti sei cagato sotto? Sì. E che se ne va a fare un telefono per genero Pippo? Io non pensavo che era una cosa di poco conto. E invece di poco conto non lo è. Tu sai che mi disse? Non mi scassare la minchia, papà. Eccovi 5 film italiani più visti al cinema dal 1950 ad oggi. Quinto posto per Qualche dollaro in più, seguito da Continuavano a chiamarlo Trinità. Al terzo posto va Per un pugno di dollari, secondo posto per Ultimo tango a Parigi e al primo posto c'è il Colossal Guerra e Pace con la Hepburn e Vittorio Gassman. Ve lo aspettavate? Fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Ciao da Valeria.